Prima di iniziare il video, vorrei invitarti ad iscriverti al canale ed attivare la campanellina delle notifiche per non perdere le nuove pubblicazioni. Seguimi anche sugli altri social come Instagram, Facebook e il canale Telegram, dove riceverai i feed istantanei dei nuovi video. Inoltre, se vuoi raccontarmi una tua esperienza macabra o inquietante capitata nei vari social o in altri ambiti, puoi farlo scrivendomi la tua storia all'indirizzo email che troverai in descrizione, così ne verrà fatto un video. Questo video è stato ripreso da Jill Freeland e pubblicato sul canale di Ed Hutt nel 2014. Il filmato mostra un ristorante affacciato sul mare grigio in tempesta, e mentre i clienti aspettano il loro pasto, guardano impotenti le onde che assumono vita propria. Probabilmente pensano di essere al sicuro dentro, ma si sbagliano. L'acqua si schianta contro la finestra e il vetro si frantuma, mentre gli spettatori urlano in preda al panico. Qualcuno nel video, con molta calma, suggerisce di andare via. Ai clienti viene detto di lasciare il ristorante, cosa che fanno senza discutere. Sembra che nell'incidente non sia rimasto nessuno ferito, ma l'episodio rimarrà impresso nella mente degli spettatori. Quando passi una serata a teatro, il più delle volte speri di divertirti, ma in alcuni luoghi il pubblico non è molto vivace. Lo youtuber Your Phil Koch si occupa di indagini paranormali e mentre esplora un teatro infestato, decide di rilassarsi da solo al buio, seduto sul suo posto. Un'inquadratura ampia non mostra nessuno nel corridoio retrostante. La fila è tutta vuota. Fino a quando, mentre è seduto lì a guardare in avanti, il sedile sul retro comincia ad ondulare, come se qualcuno lo avesse spinto per accomodarsi per poi cambiare idea. Anche se non poteva aver visto il movimento, grazie al rumore emesso dal sedile, Phil fugge dalla scena. Un'altra indagine molto famosa dello stesso Phil riguarda l'apertura di quella porta che si trova proprio di fronte a lui. Le persone affermano di vedere questa figura. Cosa ne pensi? So solamente che non mi avvicinerei mai a quell'edificio. Potremmo aver appena scoperto la colonna sonora dei tuoi incubi. Pubblicato da Calomei nel giugno del 2019 su YouTube, questa clip mostra un giovane in una cella che parla alla telecamera e nel bel mezzo del suo monologo dà un urlo ultraterreno, quasi definito come un velociraptor. Perché? Ebbene, alcuni utenti di YouTube hanno una vasta gamma di ipotesi. Ad esempio, Lord Woody pensa che l'uomo stia succhiando l'anima del cameraman. So solo che se fossi in questa situazione, me ne andrei via. Cosa si nasconde nel tuo vicolo nel cuore della notte? Questo filmato di sicurezza è stato registrato il 30 dicembre 2020 intorno alle 4 del mattino e pubblicato su YouTube da Tasluk nel marzo del 2021. Quest'ultimo mostra una strada deserta con alcune motociclette e biciclette parcheggiate lungo ogni lato, almeno per il momento. All'improvviso qualcuno di invisibile decide di portare questa moto a fare un giro. La
la motocicletta esce bruscamente in strada, girando sul posto. Ad un certo punto rallenta per effettuare la svolta, poi in avanti e continua nel suo percorso prima di cadere su un fianco in mezzo alla strada. Potrebbe essere solo un malfunzionamento meccanico della moto, o un fantasma si è reso conto di non avere abbastanza lancio a metà giro. Postato su Airghost Livid XU1640, questo video ricorda ad ogni esploratore del paranormale di stare sempre in guardia. L'esploratore sta percorrendo una strada di notte in quello che sembra essere una landa desolata, senza luci intorno, a parte un debole bagliore in lontananza. Eppure, in mezzo al nulla, si imbatte in una casa bianca fatiscente. È buia, chiaramente abbandonata. Mentre passa lentamente puntando una torcia sulla casa, si notano le sue finestre vuote e rotte. All'interno niente, cioè finché non si ingrandisce su una finestra centrale dove può notare una figura incappucciata bianca senza lineamenti distinguibili. La realizzazione di ciò che sta vedendo lo spaventa abbastanza da far cadere la fotocamera e guidare. Mentre molti utenti nei commenti credono che la figura sia un uomo che alloggia abusivamente piuttosto che un fantasma. Ma questo avvenimento in una casa presumibilmente abbandonata sarebbe stato inquietante a prescindere. Il cameraman scrive nei commenti: «Sono stato in casa una volta ed è stato come vedere qualcosa di selvaggio. Vestiti negli armadi, i piatti nel lavandino, giocattoli sul pavimento. Sono arrivato a metà del corridoio e ho sentito qualcosa di forte. Il male è venuto su di me e sono corso di nuovo fuori». Condivide poi anche alcune foto con esposizioni variabili che ha preso dalla clip registrata. Tu che cosa vedi? Ha 10.000 like la seconda parte del video.